Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli in sconto. Oggi venerdì 17 in teoria è una giornata sfigata, ma noi siamo pronti a trasformarla in un video ricchissimo, perché è appena partita la settimana del Black Friday e ho deciso di raccogliere le migliori offerte in ambito videoludico anche per darvi dei consigli in vista degli acquisti natalizi. Prima di tutto però due precisazioni: entrate subito nel canale Telegram delle offerte Poracce se volete rimanere aggiornati durante questa settimana sui migliori titoli fisici in sconto su Amazon, e poi un grazie gigantesco a Otoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. La settimana del Black Friday è partita anche sul sito di Otoji e c'è una promozione che di sicuro potrà interessarvi, ma ve ne parlo per bene fra poco. Grazie a tutti per il supporto, iscrivetevi se siete nuovi e buona visione! Iniziamo! Partiamo da Xbox. Lo store di Microsoft offre la sua buona dose di titoli in sconto, però per come è strutturato l'ecosistema messo in piedi da Microsoft, io tenderei a dare la priorità all'acquisto del Game Pass più che dei titoli singoli. Purtroppo, a parte la prova a 1 euro per 14 giorni, non sono previsti sconti, almeno per il momento. Però questo potrebbe essere comunque il momento giusto per comprare proprio la console. Se volete andare al risparmio più totale, la scelta è sempre quella di Serie S. Il primo modello ormai costa una sciocchezza e con 300 euro vi portate a casa console e 3 mesi di Pass Ultimate. La revisione Black invece costa sensibilmente di più e nel caso io a questo punto vi consiglierei di tenere d'occhio i bundle di Serie X pensati per il Black Friday. In particolare questo qua secondo me è strainteressante. Console più versione fisica di Modern Warfare 3 e versione digitale di Diablo 4 a 510 euro. Ci aggiungete pure la prova di 14 giorni del pass a 1 euro e vi fate 2 settimane di chiusa totale. Per PlayStation le offerte sono ancora più ricche. Vi ricordo che i prodotti della linea PlayStation possono essere acquistati direttamente anche dal sito PlayStation Direct. Quindi nel caso le offerte su Amazon o qui terminassero, potete sempre andare a controllare uno degli altri due portali. Se siete interessati al servizio in abbonamento di Sony, il Plus, questo è il periodo dell'anno perfetto per sottoscrivere un abbonamento annuale. Ci sono sconti tra il 20 e il 30%, sia per chi si abbona per la prima volta, sia per chi decide di fare un upgrade di livello o di rinnovare il suo abbonamento. Però attenzione, in queste ore alcuni utenti stanno segnalando che gli sconti non sembrano applicabili. Non si capisce bene quali siano i criteri per rientrare in queste offerte o se magari si tratta solo di un errore momentaneo di Sony. Quindi, prima di effettuare l'eventuale acquisto, assicuratevi che la scontistica sia stata applicata. In ogni caso, il mio consiglio rimane sempre lo stesso: se siete interessati ad avere un buon catalogo di giochi PS4 e PS5 in abbonamento, puntate al tier intermedio, l'Extra. Il Premium, per quello che offre, non vale ancora il prezzo del biglietto, anche se siete degli incalliti retro gamer. Ci sono degli ottimi sconti anche proprio per le console PlayStation 5. È chiaro che Sony si vuole liberare dei vecchi modelli per far prendere piede al nuovo redesign Slim, ma all'utente finale deve interessare soltanto l'estetica della console e quindi l'ingombro. Al di là di questo fattore, tra le due revisioni non cambia assolutamente nulla. Quindi, se volete risparmiare, perché non prendere ora il primo modello di PlayStation 5? Ci sono diversi bundle sia su PlayStation Direct che su Amazon.it, ma uno dei migliori è, secondo me, questo, con Final Fantasy XVI a 469 euro, veramente un prezzaccio, e lo dico pur non avendo apprezzato il gioco. E poi, se siete amanti di FIFA, anzi di FC24, anche il bundle con il calcistico a 500 euro è da prendere in considerazione. Come se non bastasse, a tutto questo si aggiungono anche gli sconti sui giochi digitali direttamente dal PlayStation Store. Qui veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Se vi posso dare un consiglio, andate sullo store direttamente da PlayStation, applicate un filtro con i titoli a meno di 20 euro e magari filtrate anche per genere se avete ben chiari i vostri gusti. Usciranno fuori delle chicche niente male. Prima di passare a Nintendo, prendo soltanto un attimo per ricordarvi che anche sul sito di Otoji Retro Games è partita la settimana del Black Friday e c'è uno sconto che sono sicuro potrà interessare tanti di voi, soprattutto quelli che vogliono rimpolpare la propria collezione di giochi della scorsa generazione. Dal 17 fino al 25 novembre ci sarà uno sconto del 20% su tutto il catalogo PS4 e Xbox One. Tra i titoli che ricadono in questa offerta ci sono delle vere e proprie chicche e anche dei titoli sealed, cioè nuovi di zecca. Inutile dire poi che tutti questi titoli ve li potete giocare in retrocompatibilità anche sulle console next gen.
Quindi è l'offerta perfetta sia per i collezionisti, ma anche per chi vuole giocare tanto risparmiando il più possibile. Lo sconto viene applicato direttamente al checkout e vi invito a farvi un giro sul sito di Otoji Retro Games, soprattutto in questa settimana. Va bene, andiamo avanti e passiamo dalle parti di Nintendo. Incredibile, ma poro, c'è una promozione anche sul My Nintendo Store. Effettuando un acquisto superiore agli 80 euro, riceverete in omaggio questo addobbo natalizio di Super Mario. Meglio di niente, no? Ma come mi fa notare il buon Nanni, quello di Luigi è un po' inquietante. Sembra ricordare da vicino il creepypasta di Luigi che si impiccava in Luigi's Mansion. Top citazione. Tralasciando tutti gli sconti sui titoli fisici, che vi ricordo potrete trovare nei prossimi giorni all'interno del canale Telegram delle offerte poracce, come al solito la grande N ha fatto partire una campagna sconti anche su eShop. E per una volta la copertina proposta da Nintendo con i titoli in sconto messi in evidenza è di per sé molto interessante. Con la Persona Collection avete roba da giocare per un anno intero, Dragon's Dogma è un classicone a un prezzo stracciato, Moonlighter è invece una vera e propria gemma indie e se vi piacciono le avventure grafiche la trilogia di Phoenix Wright è un acquisto obbligatorio, senza parlare poi del bundle di Little Nightmares, due cinematic horror platform imperdibili. Però se volete scoprire la vera ciccia di queste offerte, come al solito il consiglio è quello di andare su Deku Deals, il portale che permette di navigare con estrema facilità tutto il database del Nintendo eShop per capire quali sono i veri migliori sconti del momento. Vi guido io passo dopo passo sul come utilizzare questa piattaforma. Andate su Deku Deals e poi nella sezione Hottest Deals e poi applicate due filtri. Selezionate Nintendo eShop come store di riferimento e nella categoria Discount selezionate All Time Low. Avrete così la selezione dei titoli su Nintendo eShop che al momento sono al prezzo più basso di sempre. Inoltre, cliccando su un singolo titolo avrete accesso a delle informazioni fondamentali. Innanzitutto potrete vedere lo storico dei prezzi per capire quanto effettivamente l'attuale sconto sia conveniente, mentre sulla sinistra scoprirete pregi e difetti del titolo. Potrete farvi un'idea su quanto pesa la versione digitale, se c'è il multiplayer, qual è la media Metacritic e quali sono le lingue presenti. Ad esempio, Disco Elysium è un capolavoro, ma si tratta di un RPG con tantissimi testi da leggere. Se non masticate l'inglese, allora vi conviene lasciare perdere da subito. E per farvi capire la potenza di Deku Deals, vi accompagno nella prima pagina di sconti. The Last Campfire è un action puzzle dal ritmo rilassante e dall'atmosfera fiabesca, che praticamente è regalato. La Castlevania Collection racchiude alcuni classiconi della serie a meno di 2 euro, mentre se cercate qualcosa di più moderno, Symphony of the Night, la Advance Collection a meno di 10 euro è un furto per quello che offre. Lost in Random è un action adventure in 3D che sembra uscito fuori da un film di Tim Burton, Gris è un cinematic platform dall'art style pazzesco, mentre The Messenger è una bellissima lettera d'amore agli action adventure dell'era 8 e 16 bit. Il titolo è anche ambientato nello stesso universo di Sea of Stars, mentre A Short Hike è una vera e propria esperienza da vivere, breve quanto intensa. E immaginatela un po' come un Animal Crossing che incontra The Legend of Zelda tutto immerso in un'estetica low poly. Se poi Lost in Random vi è piaciuto, allora recuperate anche Fe, sempre di Zoink, e per chiudere The House in Fata Morgana a meno di 18 euro, quindi al 50% di sconto, è un acquisto che potrebbe sorprendervi. Io non l'ho mai provato, ma è un'avventura grafica che è considerata come un vero e proprio capolavoro del genere, tanto da aver ricevuto diversi 10 in fase di recensione. E questa è solo la prima pagina delle offerte, potete andare avanti per un bel po', ma vi ricordo che avete tempo fino al 3 dicembre, una settimana del Black Friday bella lunga. E questo però c'era tutto per oggi, come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se avete altre segnalazioni da fare a proposito della settimana del Black Friday. Mi raccomando, ci vediamo sul canale Telegram delle offerte poracce oppure presto con un nuovo video, altrimenti domenica 19 in occasione del mio compleanno ci incontriamo dal vivo da Toissimi. Insomma, gli appuntamenti sono tantissimi, ma voi in ogni caso fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro risparmiando. Io sono il Poro Black, Michele Friday, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...